Bene, fratelli, vedo che l'orologio è sempre, sono sempre le ore 8, è ancora presto. Dunque fatemi segnale, come dire, no, magari alle 12 suoneranno le campane, ma è bello quanto, come predicare, come pastore, c'è 8, abbiamo 4 ore, fratelli. Bene, detto questo, il tema... E vogliamo dare il benvenuto agli ultimi arrivati. Prima Antonia, dove è l'Antonia? Ecco, cioè, vogliamo salutare, curare buon sabato anche là in galleria, tutti ben arrivati. Allora, fratelli, il messaggio che io vorrei condividere con voi, salutiamo anche quelli che magari ci seguono da casa o che un giorno ascolteranno questo messaggio. Questa settimana ho pregato tante volte perché avevo tante idee di cosa, su che cosa parlare questa mattina. Sapete, potremmo, sì, come pastori possiamo parlare di tanti argomenti, fare tanti sermoni, ma ho dovuto pregare abbastanza o parecchio per finché il Signore mi ha messo nel cuore esattamente su ciò che dovevo condividere con voi questa mattina. Il sermone l'ho intitolato La gioia dopo la tempesta. E sono anni che avevo, diciamo, anche questo pensiero in mente, che un giorno voglio parlare su questo argomento. Mi piace anche, ci sono tante persone che lo intitolano in inglese, per coloro che capiscono, che dice The joy, la gioia, comes in the morning. Ecco, la gioia arriva, come dire, la mattina. E poi capirete, come dire, il concetto sul quale vorrei, come dire, parlare insieme a voi questa mattina. Possiamo fare una breve preghiera? Che sia solo parole che il Signore mi mette nella bocca e che soprattutto il messaggio possa arrivare a ognuno di noi. Signore, ho solo un desiderio, serviti di me come uno strumento nelle tue mani, approva tutte le mie parole che dirò, che possono essere guidati, ispirati da te e che in qualche modo possono trovare posto nel cuore di tutti coloro che ci ascolteranno. Grazie che lo farai, perché ti chiedo queste grazie con fede nel nome di Gesù. Amen. Allora, fratelli, la gioia dopo la tempesta. E vorrei, come dire, aprire questo momento con alcune brevi citazioni. La prima la prendo qua dal mercoledì 22 settembre, dal giornale Ticino, che dice alla pagina 9, dal Mondo: siamo alla svolta o sull'orlo dell'abisso. C'è interessante, cioè, come dire, le prime parole che si vedono così. Di cosa si parla? Dice, ieri, dunque il 21 settembre, è stata la giornata dei discorsi di Antonio Guterres e Joe Biden alla 70esima Assemblea Generale dell'ONU. Il segretario generale ha ammonito: stiamo affrontando la più grande serie di crisi della nostra vita. Non solo la pandemia, ma anche il riscaldamento globale, gli sconvolgimenti geopolitici, l'ondata di sfiducia e la disinformazione. Poi ci sono un pensiero di Joe Biden, presidente dell'America, dice da parte sua, ritiene che, ascoltate bene, siamo a un punto di svolta nella storia e questo decennio sarà decisivo per il mondo. Trovo interessante, fratelli, perché noi che conosciamo le profezie, e io, come dire, come ve l'ho detto tante volte, sono 30 anni che predico il Vangelo, 30 anni che studio le profezie, 30 anni che ho sempre creduto che Gesù è vicino, ma sono convinto più che mai che la sua venuta è alle porte. E dunque, sicuramente hanno ragione che questi 10 anni cambieranno il mondo come non l'abbiamo mai visto. E la domanda sarà, ma noi, se il mondo dovesse durare 10 anni, ma ci saremo ancora, fratelli?
avremo la fede, saremo, come dire, forti, coraggiosi, avremo perseverato fino alla fine? Quella è la domanda importante, capite? Perché cosa ci aiuterà a vincere questo mondo? È la nostra fede, quello ci darà la vittoria. Un'altra frase viene qua venerdì, ieri, 24 settembre, pagina 8, sempre da questo giornale. La frase dice, di Boris Johnson, dice: è l'ultima occasione per l'umanità. Il premier britannico ha dichiarato che il vertice sul clima previsto a ottobre deve essere un punto di svolta a livello ambientale. Capite? Cioè, è molto interessante, come dire, dove il mondo, come dire, quando guardiamo tutto quanto quello che succede attorno a noi, in quale direzione stiamo andando. E spero, fratelli, che noi non ci atteniamo a tutto quello che il mondo ci dice, ma che ci atteniamo alla parola di Dio. Ma perché ci dobbiamo, come dire, così facilmente scoraggiare, lasciare impaurire, distrarre da mille cose, quando le profezie chiaramente avevano sempre preannunciato che queste cose sarebbero avvenute? E vedete, fratelli, una cosa è sicura, che noi potremo solo resistere se abbiamo veramente fede. Ma se noi abbiamo giocato per anni, abbiamo fatto finta e abbiamo fatto solo numero, o non abbiamo coltivato un rapporto personale con il Signore, ma è ovvio che non poi potremo farcela a resistere. Ecco perché anche insisto tantissimo sull'importanza dello Spirito Santo, perché cosa faremo senza lo Spirito Santo? Non ce lo, come dire, potremo fare, fratelli, d'accordo? Dunque, come dicevamo prima, prendiamoci quel tempo per la parola, per la preghiera, chiediamo tutti i giorni questo battesimo dall'alto, che il Signore ci dia quella forza di andare avanti. Un altro articolo anche mi ha colpito, non so, sicuramente l'avete visto, armato nel campo, semina caos e morte, a Perm, in Russia, l'avete visto ora in questi giorni. E sapete cosa mi ha colpito? Perché abbiamo visto tante stragi, specialmente in America, tante volte arrivano nelle scuole e sparano. Ma la cosa che mi ha veramente colpito è di questo giovane, praticamente dice questo: prima di entrare in azione, il giovane ha scritto sui social, e ascoltate bene cosa ha scritto, è da fare venire la pelle d'oca. Dice: non è un atto terroristico, non sono membro di un'organizzazione estremista, sono laico e apocalittico. Nessuno sa cosa sto per fare, queste azioni sono per me stesso, voglio fare del male a tutti quelli che si mettono sulla mia strada. Capite, fratelli? È impressionante, fratelli, è vero. Sentiamo tutti i giorni, come dire, parlare di strage, di problemi, tutto quanto. Ma come dire, a che punto, come dire, siamo? Come dire, il tuo obiettivo è di fare del male a chiunque sia, il primo che capita, bam. Questo è come descritto, se leggiamo bene la Genesi, se leggiamo prima di Sodoma e Gomorra, e il Vangelo dice che questi tempi si sarebbero ripetuti e coloro, i saggi, i figli di Dio, avrebbero riconosciuto i tempi, i segni, avrebbero visto che questo, non c'è dubbio che Gesù, veramente, il suo ritorno è alle porte. Poi ho guardato un indice della criminalità per nazione del 2021. Sapete chi sono i primi paesi del mondo in prima lista? Prima lista: Venezuela, Papua Nuova Guinea, Sudafrica, Afghanistan, Honduras, Guyana, El Salvador, Brasile, Giamaica, tanti paesi sudamericani. Hanno un indice della criminalità tra 70 e 80 ed alcuni più di 80%. Perché ve lo dico questo? Arriviamo in Europa, elenco solo l'Italia e la Svizzera. L'Italia si trova al 60%.
69esimo posto con un indice di 44, siamo qua già quasi, quasi alla metà dei paesi dove proprio, e potrei raccontare tante storie perché noi qua 10 anni abbiamo vissuto in Sudafrica, il terzo sulla lista qui della criminalità. Sapete dove si trova la Svizzera, fratelli? 132esimo posto su 137 con un indice di 21. Non pensate che avremo motivi di ringraziare Dio questa mattina? Che ancora stiamo così bene? Ma delle volte mi chiedo, ma tutto questo stare bene è veramente un bene spiritualmente parlando? Perché allora c'è tutta questa apatia, questa fatica, questa resistenza per le cose spirituali? Perché ancora stiamo troppo? Probabilmente stiamo ancora troppo bene, ma una cosa, come dire, straordinaria, che la Svizzera è quasi tra i paesi più sicuri al mondo. Ci sono alcuni che sono ancora, hanno una percentuale ancora migliore, Oman, oppure Emirati Arabi, o Qatar, dove c'è proprio la criminalità, scende addirittura a 15 o 12%. Dunque, ecco, quando ho visto, come dire, questa lista, vi dicevo, ma credo abbiamo tanti motivi, come dire, per ringraziare Dio che anche possiamo stare in un paese veramente meraviglioso e che possiamo sentirci ancora abbastanza al sicuro, che non dobbiamo proprio temere quando usciamo da casa che qualcuno, come dire, ci spara in quattro, anche se vediamo i tempi che cambiano in tutti i modi. E vorrei adesso elencare in breve, proviene da Tesori delle Testimonianze come introduzione, un articolo, diciamo un breve pensiero da questo capitolo che è intitolato alla pagina 71, Tempi difficili, Tesori delle Testimonianze volume 1. Che peccato, sembra che non è neanche più in stampa, che non si può neanche più acquistare. Ellen White cosa ha scritto? Più di 100 anni fa lei dice: ho visto sopraggiungere tempi molto difficili. Credo che veramente ci stiamo arrivando. Poi dice, ascoltate bene, e non è un rimprovero, sto predicando, tenete in conto, sto predicando per me stesso per primo. Lei dice, il popolo di Dio dovrebbe risvegliarsi e sfruttare ogni opportunità per diffondere la verità. Cosa dovremmo fare, fratelli? Risvegliarci. Chi ci risveglia? È lo Spirito Santo. Lo Spirito Santo ci viene concesso in risposta alla preghiera. Poi lei dice, mi fu mostrato, ma dice, i figli di Dio dovrebbero vivere uniti da vincoli di fratellanza cristiana e dall'amore di Dio. Solo l'Eterno può essere rifugio e forza in questo tempo di calamità nazionali. Il popolo di Dio dovrebbe risvegliarsi e sfruttare ogni opportunità per diffondere la verità. Satana sta cercando di tenere il popolo, ascoltate bene questo, Satana sta cercando di tenere il popolo dell'Altissimo nell'inattività per impedirgli di diffondere il messaggio della verità affinché sia giudicato e trovato mancante. Qual è l'obiettivo del nemico? Che siamo inattivi, siamo fermi, scoraggiati, impauriti, che guardiamo dalla mattina alla sera magari tutti i telegiornali e la paura andrà fino alle stelle, invece che andiamo in ginocchio e preghiamo il Signore e ci affidiamo veramente a Lui. E dice, il popolo di Dio deve ascoltare gli avvertimenti e riconoscere i segni dei tempi. I segni del prossimo ritorno del Cristo sono troppo evidenti perché possano essere messi in discussione. D'accordo? Dice, Dio invita tutti, predicatori e laici, a risvegliarsi spiritualmente. Poi dice, questa mancanza di fervore e di impegno per l'opera di Dio è preoccupante. Ora ascoltate bene come il diavolo sta operando. Dice questo,
Dice questo torpore, perché vedete l'espressione veramente mi colpisce veramente profondamente. Lei dice questo torpore mortale viene da Satana, che domina le menti degli osservatori del sabato non consacrati e li induce a essere gelosi gli uni gli altri, a biasimare e a criticare. Dunque il nemico cerca in tutti i modi che per piccole sciocchezze, come dire, ci mettiamo a trovare divergenze, litigi tra gli uni e gli altri. Chi crea quel torpore mortale è il diavolo. Poi la Bibbia dice questo, dice la messe sulla terra è quasi matura. Se guardiamo verso il cielo, dice, scorgeremo luce e pace. Dove dobbiamo guardare? In cielo, fratelli. Non guardiate al pastore, non guardiate gli uni e gli altri, non guardiate a quello che dicono i politici, le guide di questo mondo, guardate in cielo, d'accordo? Poi lei dice, per noi non esiste nessun aiuto all'infuori di Dio nell'attuale stato di confusione in cui versa il mondo, possiamo sentirci al sicuro soltanto grazie a una fede autentica e avere pace solo se ci rifugiamo in Dio e aspettiamo da Lui la salvezza. In chi ci dobbiamo rifugiare, fratelli? Delle volte le persone mi scrivono, mi chiamano e dico, pastore, cosa devo fare? Delle volte, non vi nascondo, fratelli, neanche io ho le risposte. Ma fidati al Signore, alle sue promesse. Il Signore non ti abbandonerà mai. Il Signore sarà al tuo fianco, il Signore ti darà la pace e la serenità in qualsiasi momento. Poi l'ultimo passo che voglio condividere, lei dice qua alla fine di questo breve capitolo, tempi difficili, lei dice, che cosa posso dire per risvegliare il rimanente del popolo di Dio? Vi furono mostrate le terribili scene che si sarebbero profilate davanti a noi. Satana, ascoltate bene questo, fratelli, Satana e i suoi angeli stavano concentrando tutte le loro forze per opporsi al risveglio del popolo di Dio. Quanto stiamo parlando di risveglio? Penso quasi 6 anni che noi siamo qua. E fratelli, perdonatemi, vi stancherò fino al giorno che partirò, perché è l'unica speranza per questo mondo, e in particolare qui per l'Europa, perché l'Europa è secolarizzato. C'è quel torpore mortale, c'è quella resistenza per le cose spirituali. Che fatica pregare, che fatica leggere la parola, che fatica andare in chiesa. Oh Signore, ho chiesto troppo di essere puntuale per la chiesa. Questo è opera del nemico. E vi dico, fratelli, quando verrà il risveglio, le nostre chiese saranno piene. Ma la domanda sarà se io ci sarò, se tu ci sarai. Mi auguro che poi quel torpore mortale, a un certo punto, non ti avrà trascinato in un'altra corrente, in un'altra strada. Perché le difficoltà non diminuiranno, ma aumenteranno. Poi lei dice, egli sa, diavolo, che se la Chiesa continuerà a vegetare, si avvierà verso la sua rovina. Invito tutti coloro che si professano cristiani a fare un serio esame di coscienza, a confessare tutti i loro errori in vista del giorno del giudizio, e l'angelo potrà scrivere accanto al loro nome perdonati. E dice, rallegratevi che i vostri nomi siano scritti nel libro della vita. Ecco, fratelli, questo è il pensiero che volevo condividere per aprire questo momento. E adesso andiamo
andiamo nella parola di Dio. Io vorrei proporvi una breve meditazione su Atti degli Apostoli, capitolo 16, dove siamo al tempo del secondo viaggio dell'Apostolo Paolo e dove lui arriva a Filippi, dove anche ha costituito questa chiesa, e c'è un episodio, come dire, particolare, che è da tanto tempo che veramente mi ha sempre interpellato, mi ha sempre toccato, e lo vorrei condividere insieme a voi, se ben volete, Atti degli Apostoli, e inizieremo lì dal versetto 11 in poi. Ed è molto bello perché adesso il Vangelo arriva in Europa. Che bella notizia! E praticamente l'Apostolo Paolo arriva a Filippi. Salto i primi versetti, vado in Atti capitolo 16, dal versetto 13, se volete seguire. Dunque, Atti 16, versetto 13 in poi. E dice: il sabato andammo fuori dalla porta lungo il fiume, dove pensavamo vi fosse un luogo di preghiera, e sedutici parlavamo alle donne là riunite. E chi c'era lì? Una donna cara, che ne abbiamo un'altra qua con noi, dice: una donna della città di Tiatiri, commerciante di porpora di nome Lidia, che temeva Dio, ci stava ad ascoltare. Il Signore le aprì il cuore per renderla attenta alle cose dette da Paolo. Dopo che fu battezzata con la sua famiglia, ci pregò dicendo: se avete giudicato che io sia fedele al Signore, entrate in casa mia e alloggiatevi. E ci costrinse ad accettare. Credetevi che le prime chiese erano nelle case. Così sarà la fine dei tempi, fratelli, quando le nostre chiese non avremo più. E pensate adesso quanto siamo privilegiati, ancora ci possiamo riunire in piena libertà. E peccato che loro che non colgono quell'occasione per fortificare la loro fede, perché non sarà, come dire, più così bello come abbiamo ancora questi tempi, grazie a Dio. Dunque, bellissimo vedere questa chiesa che nasce a Filippi con questa cara sorella Lidia, che mi fa sempre pensare alla nostra Lidia, che accoglie i fratelli, le sorelle, le famiglie, i figli, i bambini, cioè tutti a casa sua. Ora, cosa è successo di particolare lì a Filippi? Già un po' conoscete la storia, ma cerchiamo di rinfrescarla assieme questa mattina. Se guardate in avanti, dal versetto 16 in poi, vediamo che mentre, dunque, Paolo e Sila erano lì, andavamo, dice, al luogo di preghiera, incontrammo una serva posseduta da uno spirito di divinazione. Allora, questa serva quale spirito aveva? Di Dio o del diavolo? Aveva del diavolo, d'accordo? Ma vedete, fratelli, come il diavolo cerca adesso di confondere le cose, che la gente pensa che, come dire, Paolo e Sila erano guidati, come dire, allo stesso spirito, o avrebbero attribuito che addirittura quella serva era anche mandata da Dio. È un imbroglione, come dire, il nemico. E allora cosa succede? Facendo l'indovina, essa procurava molto guadagno ai suoi padroni. Costei messasi a seguire Paolo e noi gridava. Guardate ora cosa dice: questi uomini sono servi del Dio Altissimo e vi annunziano la via della salvezza. Era vero quello che ha detto o no? Sì, ma con quale intento? Di far deviare le persone, d'accordo? Perché questa donna operava realizzando i piani di Satana. La sua arte divinatoria, leggo qua dagli Uomini che vinse un impero, capitolo 21, dice: aveva arricchito i suoi padroni e spinto molte persone sulla via dell'idolatria.
Satana seppe, ascoltate bene, che il suo regno stava per essere invaso. Ricorse allora a questa donna per opporsi all'opera di Dio, nella speranza di poter mescolare i suoi sofismi con le verità insegnate da coloro che proclamavano il messaggio del Vangelo. Vedete quello che, come dire, fa oggi? Mischiare le carte, imbrogliare la gente. E non è per caso che in Giovanni 8,44 Satana è chiamato padre della menzogna e bugiardo e omicida. Questa è la sua descrizione che vediamo nella parola. E allora a un certo punto, come dire, bello di vedere, perché cosa succede? Così fece per molti giorni, versetto 18, ma Paolo, infastidito, si voltò e disse allo Spirito: io ti ordino nel nome di Gesù Cristo che tu esca da costei, ed egli uscì in quell'istante. Trovate una cosa straordinaria? E sapete, fratelli e sorelle, che anche questo, solo per rinfrescarci la memoria questa mattina, che la scrittura dice: noi faremo le opere che ha fatto Gesù. Quali erano le opere di Gesù? Ha predicato il Vangelo, ha guarito i malati e ha cacciato i demoni. E io spero che noi siamo consapevoli che faremo le stesse opere che ha fatto Gesù, d'accordo? Dunque non lasciamoci impaurire da tutto quello che succede nel mondo, perché il mondo, lo spiritismo e tutti quei, come dire, sono, come dire, in crescita espansionalmente, e noi come popolo di Dio dovremo proprio combattere veramente con la potenza di Dio. Sapete cosa è successo con questa serva? Fratelli, questa serva si è convertita e ha seguito Gesù. È stato liberato da questa oppressione diabolica. Ma quando quella donna è stata liberata, è successo il putiferio. Perché? Perché il commercio era finito e quei uomini erano furiosi, arrabbiatissimi, perché hanno detto: qua dobbiamo intervenire, questo Paolo e questo Sila in questa città ci mettono tutto sotto sopra. E cosa hanno fatto? Come poi ci racconta praticamente tutta quanta la scrittura, dice i suoi padroni, versetto 19, vedendo che la speranza del loro guadagno era svanita, presero Paolo e Sila e li trascinarono sulla piazza davanti alle autorità, e presentateli ai pretori dissero: questi uomini che sono giudei turbano la nostra città e predicano i riti che a noi romani non è lecito accettare né praticare. La folla insorse a loro conto di loro e i pretori, strappate loro le vesti, comandarono che fossero battuti con le verghe, e dopo aver dato loro molte vergate li cacciarono in prigione, comandando al carceriere di sorvegliarli attentamente. E guardate versetto 24: ricevuto tale ordine, egli li rinchiuse nella parte più interna nel carcere e mise dei ceppi ai loro piedi. In quale parte si trovavano? Nella parte più sconfortevole, più puzzante, più buia, pieno chissà di fango, di topi, di non so, di escrementi o non so, di tutto quanto che si poteva trovare lì all'interno, tutta all'interno di quella prigione. E la domanda, fratelli, che mi sono posto e che voglio porre a voi, a coloro che ci ascoltano, che ci seguono, che un giorno magari ascolteranno: ma quando le cose vanno male, cosa fai? Perché lì
Come, in quale posizione erano lì Paolo e Sila? Era terribile, era una tortura, c'era un dolore fisico in tutti i sensi. Le guardie di quel carcere e tutti gli altri carcerati cosa si aspettavano di sentire? Lamentele, gemiti, parolacce, bestemmie. E quanti di noi magari abbiamo anche ci siamo lamentati con questa pandemia e tutte le altre cose che stiamo trascorrendo? E quando ci penso, fratelli, a questa situazione è incredibile. Ecco, la gioia viene il mattino. Qua stiamo arrivando a quale momento? Alla mezzanotte, quando è il momento più buio. E fratelli, tenete in mente, il mondo di oggi non è ancora arrivato alla mezzanotte, ancora ci dobbiamo arrivare. Domanda: cosa faremo noi? Cosa ha fatto Paolo e Sila? Guardate, fratelli, è una cosa straordinaria che questo esempio di questi uomini di fede ci possono ispirare, ognuno di noi, questa mattina, a me per primo, come ministro del Vangelo, di non scoraggiarci, di non arrenderci, di andare avanti con forza, con coraggio. E allora, guardate, versetto 25, verso la mezzanotte, ricordatevi la famosa parabola delle 10 vergini, che dice: 5 erano stolte, 5 erano avvedute. Poi quante si sono addormentate? Tutte 10. E quando si sono svegliate? Alla mezzanotte. Chi arrivava alla mezzanotte? Lo sposo. Chi è lo sposo? È Gesù Cristo. E guardate qua, proprio verso la mezzanotte, Paolo e Sila, pregando, cantavano inni a Dio e i carcerati li ascoltavano. A un tratto vi fu un gran terremoto. Sapete chi ha procurato quel terremoto? Sono scesi dal cielo degli angeli, e la terra comincia a tremare. E cosa succede quando arriva questo terremoto? Tutte le porte si aprirono e tutti i ceppi, tutte le catene cadono. E tutte le cellule di quel carcere erano illuminati dalla luce di Dio. Che momento, fratelli, straordinario, che proprio nel momento più buio il cielo si aprirà e Gesù ritornerà. E ricordatevi il Vangelo di Luca capitolo 21, cosa dice? Alzate il vostro capo, perché la liberazione verrà da dove? Verrà dall'alto. Dove dobbiamo guardare? Dice Lomoè, dobbiamo guardare in alto. E fratelli, sorelle, veramente, se io guardo alle condizioni di questo mondo, sempre di più dobbiamo guardare in alto per andare veramente avanti. Oh, che esperienza straordinaria! Un tratto vi fu un grande terremoto, versetto 26, la prigione fu scossa dalle fondamenta e in quell'istante tutte le porte si aprirono e le catene di tutti si spezzarono. Il carceriere si svegliò e vedute, perché si era addormentato, quel carceriere, praticamente sentendo Paolo e Sila cantando. E adesso, come dire, dopo quei canti che non erano lamentele, bestemmie, lui si sveglia, vede quello che sta per succedere e il suo primo pensiero è che sono tutti scappati. E cosa era come sentenza sua? Era la morte.
era lui ha pensato magari è meglio di trovare una morte dignitosa e io mi tolgo io stesso la vita. E allora guardate, Paolo gridò ad alta voce, versetto 28, non farti del male perché siamo tutti qui. I carcerieri, questo un lume balzò dentro e tutto tremante si gettò ai piedi di Paolo, di Sila, poi li condusse fuori e disse: signori, che devo fare per essere salvato? E cosa era la risposta di Paolo e di Sila? Credi in Gesù. E quello, fratelli, Gioele 2, chiunque invocherà il nome del Signore sarà salvato. E non avremo nessuna scusa, fratelli, perché se l'abbiamo conosciuto prima e abbiamo mollato, ci siamo lasciati andare in tutti i modi, altri, come dire, ci precederanno. E se lasceremo noi, altri già prenderanno il nostro posto. Questa è l'opera di Dio, questa è la grazia di Dio, questo è l'amore di Dio, questo è il Vangelo puro eterno che deve essere predicato in tutto il mondo. Capite, fratelli, che noi siamo qui questa mattina, è veramente una grazia di Dio, perché noi eravamo perduti e siamo stati raggiunti con l'amore di Dio che ha cambiato la nostra vita. Come l'abbiamo cantato poc'anzi, eravamo perduti e Gesù ci ha salvati. Ma se siamo veramente salvati, possiamo rimanere indifferenti? Tutte persone che sono fuori, che ancora non sono salvati, perché tutti coloro che non hanno Gesù questa mattina sono perduti, fratelli. Ecco perché dobbiamo pregare per loro, dobbiamo andare, dobbiamo distribuire, dobbiamo divulgare, dobbiamo approfittare di ogni opportunità che il Signore ci concede. E allora, bellissimo, fratelli, poi li condusse fuori e disse: Signore, che devo fare per essere salvato? Versetto 31, ed essi risposero: credi nel Signore Gesù e sarai salvato tu e la tua famiglia. Poi annunziarono la parola del Signore a lui e a tutti quelli che erano in casa sua, ed egli li prese con sé in quella stessa ora della notte, lavò le loro piaghe e subito fu battezzato lui con tutti i suoi. Poi li fece salire in casa sua, apparecchiò loro la tavola e si rallegrava con tutta la sua famiglia perché aveva creduto in Dio. Non è una bella cosa questo? Ma quel carcerato, fratelli, meritava la salvezza secondo voi? Ma come ha trattato Paolo e Sila quando li ha buttato lì in quella cellula interna? Con disprezzo, crudeltà. E ora loro cosa hanno manifestato? Uno spirito di amore e di affetto verso quella guardia che è rimasto talmente colpito che si è convertito e ha dato la sua vita a Gesù Cristo. Poi conosciamo la fine della storia, che praticamente quando arrivano questi magistrati, questi responsabili, come dire, dice: adesso fateli uscire dalla prigione. Ha detto: come? Prima ci fate dare le verghe, ricordatevi, abbiamo letto il testo, gli hanno dato parecchie legnate. Quando dice, versetto 22, che i pretori, strappate loro le vesti, comandarono che fossero battuti con le verghe, e dopo aver dato loro molte vergate, li cacciarono nella cellula interna. Avevano il diritto di farlo? No. Quando hanno sentito la notizia che Paolo era cittadino romano, hanno cominciato a tremare, perché a un cittadino romano non potevi dare le vergate e aveva diritto a un processo dignitoso, corretto, ciò che non era avvenuto.
E loro allora hanno detto cosa? Prima pubblicamente ci date le legnate e poi di nascosto, come dire, volete che noi adesso dobbiamo andare via. E quando loro sentivano che loro erano cittadini romani, avevano la paura, subito sono andati lì al carcere e hanno supplicato, hanno chiesto perdono, scusa, li hanno accompagnati all'uscita della città, ha detto per favore andatevene via. E vedete, lì c'è un'altra lezione, fratelli. Il Vangelo non viene dato ai porci. Il Vangelo è troppo prezioso, fratelli. Il Vangelo è per chi ha fame e sete. E come l'ho detto questa mattina, fratelli, basta che dico sempre le stesse cose. Sto a casa, sono in ginocchio e prego. Prego per tutte le persone qua che sono sulla lista. Guardate voi la lista dei nostri fratelli che magari fisicamente sono ancora in vita, ma spiritualmente come sono? Come sono quelle persone? Solo lo Spirito di Dio può cambiare, sollecitare qualcosa, come dire, nel cuore di quelle persone. E prego, perché ci credo nella potenza della preghiera. E vado questo pomeriggio, tutto pomeriggio sono lì al vedo, già mi aspettano per studiare la parola di Dio, fratelli. Perché la parola è una potenza. E la parola è capace, una dinamite di cambiare la vita di chiunque. E io sono l'uomo più felice, che ho persone che hanno fame e sete della parola di Dio, fratelli. E allora voglio concludere questa mattina questo momento, e mi baso qui sulla fine di questo capitolo, gli uomini che vinsero un impero, e il capitolo 21 nelle regioni più lontane, perché ho trovato estremamente interessante l'ultimo passo di questo capitolo, la pagina 136-137. E allora racconta questa, dice: gli sforzi di Paolo a Filippi portarono alla formazione di una chiesa i cui membri erano in costante aumento. Non è una bella notizia questo? Questo è il sogno di ogni pastore, fratelli. Dice: il suo zelo e la sua devozione e soprattutto la sua disponibilità a sopportare ogni sofferenza per amore di Cristo esercitarono un profondo e durevole influsso sui convertiti. Sapete che la lettera di tutte le lettere, quante sono? 13, quasi la metà del Nuovo Testamento l'Apostolo Paolo ha scritto. La lettera più personale dell'Apostolo Paolo è la lettera ai Filippi. Leggetela. È una lettera straordinaria. Lui è a Roma, carcerato, e cosa scrive a questi cristiani lì a Filippi? Rallegratevi, perché sto soffrendo per la causa del Vangelo. E sapete che quando questi fratelli hanno ricevuto quella lettera dell'Apostolo Paolo di Roma, che era carcerati, che lui stava nelle pene perché era arrestato per motivo del Vangelo, a Filippi si sono fatti ancora più coraggio di essere disposti anche loro a soffrire qualche ingiustizia o qualsiasi cosa per l'amore di Dio e del suo Vangelo. È una bella cosa, e poi è bello di vedere tutto questo tema che traspare, che magari vi voglio leggere ancora una volta, era anche parte della scuola del sabato, proprio questo passo, se permettete, Filippesi capitolo 4, voglio leggervi questo passo, Filippesi capitolo 4, versetto 4 a 7, è un testo veramente tra i miei preferiti di tutta la parola. Guardate cosa dice l'Apostolo Paolo, che potrebbe essere parole che lui ci sta scrivendo a ognuno di noi questa mattina. E dice: rallegratevi sempre nel Signore. Ripeto, rallegratevi. La vostra mansuetudine sia nota a tutti gli uomini. Il Signore è vicino. Non angustiatevi di nulla, ma in ogni cosa fate conoscere le vostre richieste a Dio in preghiere e suppliche, accompagnate da ringraziamenti, e la pace di Dio, che supera ogni intelligenza, custodirà i vostri cuori e i vostri pensieri in Cristo Gesù. È veramente meravigliosa, fratelli. Che questo, come dire, ci insegna che
malgrado le circostanze che viviamo, quanto possono essere dolorose e spiacevoli, come dire, come dice l'Apostolo Paolo, mi accontento in ogni stato nel quale mi trovo. E ne ha passato, come dire, tante prove. Allora dice qui alla fine, concludo adesso, dice: una terribile lotta è portata, perché adesso è molto interessante, perché lo spirito di profezia è questo, perché ci sta parlando proprio per i tempi nostri di oggi, questa mattina, 25 settembre 2021, e Ellen White alla fine di questo capitolo dice: una terribile lotta è portata avanti tra le forze del bene e quelle del male nei luoghi dove i messaggeri della verità sono chiamati ad operare. Dunque è ovvio che, lo so per esperienza, che quando tu porti la parola incontrerai resistenza, opposizione. E abbiamo, grazie a Dio, ricordatevi, due settimane fa abbiamo avuto 4 battesimi, ma ci potevano essere 6 battesimi quel giorno. Anzi, e lo mai dice, dove c'è uno potrebbe essere 100, ma per dirvi, c'erano altre persone che erano pronte, decise. E il nemico cosa fa? Mette il dubbio. E poi avviene scoraggiamento. Questo è ciò che incontro continuamente. Sapete che lì erano 4 sorelle che si sono battezzate. Ancora una settimana prima ci sarebbe, dove a un certo punto ci sarebbe stato solo un battesimo. Poi abbiamo avuto incontro di 3 ore e mezza. Abbiamo parlato, pregato. E poi una sorella dopo l'altra ha detto: io ho deciso, voglio seguire Gesù e voglio diventare membro della Chiesa Avventista del Settimo Giorno, perché questa Chiesa predica la verità per questi tempi. Non è che siamo migliori di altri, ma è il Vangelo che cambia tutto, fratelli. E dunque, per dirvi, c'è sempre resistenza, c'è sempre una lotta. E allora dice qui, Ellen White dice: poiché il combattimento nostro non è contro sangue e carne, dichiara Paolo, ma contro i principati, contro le potestà, contro i dominatori di questo mondo di tenebre, sino alla fine dei tempi ci sarà conflitto tra la Chiesa di Dio e coloro che sono sotto il controllo degli angeli malvagi. D'accordo? Come la era questa serva in questa storia. L'ultimo paragrafo dice questo. Ascoltate bene, la malvagità è arrivata a un livello mai prima raggiunto. E tuttavia molti ministri del Vangelo gridano pace e sicurezza. Ma i fedeli messaggeri di Dio, mi auguro che ne facciamo tutti parte, vanno progressivamente avanti nella loro opera, rivestiti dell'armatura celeste, essi avanzano senza timore di vittoria in vittoria, non cessando mai di lottare fino a che ogni anima, e che è loro possibile raggiungere, non abbia ricevuto il messaggio della verità per questo tempo. Ecco, fratelli, ciò che c'è sul mio cuore questa mattina, che noi possiamo far parte, come dire, di questi figli che avanzano, come dire, come soldati di Cristo che portano il Vangelo. E come il famoso Desmond Doss, cosa disse? Dio, dammi ancora uno. Questa è la mia preghiera, fratelli, che prego io particolarmente tutti i giorni. Signore, dammi ancora un'anima. E coloro che dicono che il Vangelo nessuno ha interesse sono tutte fesserie, fratelli, perché finché Gesù non è tornato è perché ci sono anime da salvare. Li dobbiamo solo trovare. Chi ce li fa trovare è il Signore, esatto. E non pensate che è l'opera che posso fare io senza di voi. Io ho bisogno di voi, perché pastore in tanti posti non può arrivare dove voi potete arrivare. Ma se noi lavoriamo assieme, se noi lavoriamo come il corpo di Cristo, come una squadra, fratelli,
magari si realizzerà veramente quella promessa dove la Moia dice: dove c'è un battesimo ce ne saranno 100. Ma lo dobbiamo credere veramente con fede. E voglio concludere, leggere solo questi due testi della Bibbia e poi vi lascio. Il primo, voglio leggere Salmo capitolo 50, mi è piaciuto molto quello che dice il salmista, se volete seguire, Salmi 50, versetto 14 e 15, perché magari oggi tu ti trovi in una situazione che dove hai difficoltà nella tua coppia, nella tua famiglia, al posto di lavoro, magari hai una malattia, un tumore, magari vivi qualche disgrazia, qualche difficoltà. Magari ti sei allontanato dal Signore per vari motivi, ma c'ho belle notizie per chiunque ci ascolta, ci ascolterà. Guardate Salmi 50, versetto 14 e 15, testo meraviglioso, che dice: come sacrificio offri a Dio il ringraziamento e mantieni le promesse fatte al Signore. Poi invocami nel giorno della sventura e io ti salverò e tu mi glorificherai. Ma è una bella cosa questo, fratelli? Che chiunque, in qualunque situazione si trova, anche se si è raffreddato, allontanato, quando invocherà il nome del Signore, il Signore lo salverà. E l'ultimo testo che vi lascio, Isaia 46, 9 e 10, perché troppe volte sento come se i grandi di questo mondo dirigono, decidono ogni cosa per l'andamento di questo mondo. Fratelli, c'ho buone notizie per voi. C'è un Dio che ha il comando di questo mondo. Guardate cosa dice, è un testo che sono decenni che questo testo, ogni volta che lo leggo, mi colpisce profondamente nel mio cuore, e specialmente anche in questo momento. Come lo sappiamo, visto che ieri anche avete studiato, è ovvio che lo sappiamo anche dalla profezia che formeranno il nuovo ordine mondiale, eccetera. Chi lo potrà ostacolare? Nessuno. Cioè, perché è una realtà, d'accordo? Ma la cosa importante è che non ci lasciamo impaurire da questi sistemi che si stanno per avverare su questo mondo, ma che guardiamo in alto, poniamo la nostra fiducia nel Signore e ci facciamo tesoro di questi due versetti in Isaia 46. Guardate cosa dice, è fantastico. Profeta Isaia 46, versetto 9 e 10, che dice: ricordate il passato, le cose antiche, perché io sono Dio e non ce n'è alcun altro, sono Dio e nessuno è simile a me. E mi auguro, fratelli, che noi tutti serviamo questo Dio, che sappiamo che nessuno può essere paragonato a Lui. E poi guardate versetto 10, e finisco con questo, dice, il Signore dice: io annunzio la fine sin dal principio, molto tempo prima dico le cose non ancora avvenute, io dico il mio piano sussisterà e metterò ad effetto tutta la mia volontà. E fratelli, qual è la volontà di Dio? Che tutti sarebbero salvati. E non ditemi che il Signore permetterà delle circostanze su questa terra che qualcuno sarà ostacolato per la sua salvezza. È impossibile, capite? Ed è la cosa anche interessante, con questa pandemia il Vangelo esplode, viaggia a una velocità come non l'abbiamo mai visto prima. E ricordiamoci, Dio è un Dio d'amore, farà qualsiasi cosa, gli angeli trattengono ancora i venti che un giorno soffieranno, perché vuole che tutti possano sentire, ascoltare la buona novella e conoscere Gesù, accettarlo e avere la salvezza e la vita eterna. Ricordatevi, la gioia viene dopo
la tempesta. La gioia quando ci sarà il momento della mezzanotte buio, talmente buio che è da spaventarsi, e no, arriverà il giorno, la mattina, e chi arriverà? Ritornerà Gesù, come l'ha detto, come l'ha promesso, come l'ha annunciato, con potenza e con gloria. E mi auguro veramente, fratelli, che nessuno di noi perde la fede, nessuno di noi si scoraggia, che andiamo avanti e che abbiamo specialmente, non solo che vegliamo, preghiamo, che abbiamo questa fede perseverante fino alla fine. Il Signore ci aiuti, il Signore benedica. Amen.